Comune di Avellino ancora incerto su dove trasferire il capolinea degli autobus, quello attuale, cioè Piazza Kennedy, non regge più, troppo traffico e troppo smog rendono necessaria una soluzione alternativa. Diverse le ipotesi al vaglio, alcune però già sono state scartate come l'area antistante l'autostazione AIR, mancherebbero i requisiti di sicurezza. Si pensa dunque a Campo Genova, una soluzione tampone in attesa che l'autostazione venga ultimata. Il vertice tenuto a Palazzo di Città non ha per ora ancora sciolto la riserva. Noi abbiamo dato la disponibilità dal primo momento a spostare il termine degli autobus. L'importante è che ci sia un capolinea unico per non fare in modo che i nostri clienti o i clienti delle ditte private non riescano a pigliare le varie coincidenze. E due, che ci rispondevano a dei crismi di sicurezza. Ci hanno offerto il palazzo, il parcheggio dello stadio, abbiamo detto di sì, poi si sono resi conto che era sbagliato. Poi ci hanno offerto via Pescatori, che sarebbe stata un'ottima soluzione, poi si sono resi conto che la terra non era loro. Adesso stanno lavorando su Campo Genova, che potrebbe essere un'altra soluzione. Noi qualsiasi soluzione ci diano, l'importante è che abbiamo il capolinea unico e risponde ai crismi di legalità, di sicurezza, siamo tranquilli, non abbiamo problemi. Infatti noi abbiamo sempre lavorato, che se ne dica, in modo costruttivo con l'amministrazione, anche se voglio chiarire che dagli esami fatti dall'ARPAC i 2/3 dell'inquinamento erano dovuti al traffico veicolare e gli altri 2/3 alle caldaie e ai camini. Ma i 2/3 del traffico veicolare non penso che siano tutti pulmini. L'autostazione stanno ultimando le fasi del collaudo parziale per il semplice fatto che le aziende che stavano là, qualcuna è fallita, altre abbiamo dovuto fare la risoluzione di contratto perché non rispettavano il cronoprogramma. Penso che siano per ultimare la verifica degli impianti e appena finito quello noi mandiamo subito a gara i residuali 2 milioni di euro da ultimare l'autoterminal, che là per ultimarlo ci vuole poco. Il problema è che sono più i tempi burocratici che altro, però se non abbiamo il collaudo parziale del bene noi non possiamo bandire la gara, altrimenti chiunque appalta i lavori ci farebbe delle riserve e noi dobbiamo cacciare soldi che poi non sarebbe giusto cacciarli.